a tutti ragazzi, bentornati e bentrovati qui sul canale Times Gadget. Oggi in questo nuovo video andiamo a vedere due interessantissime cover della RhinoShield disponibili per iPhone X e chiaramente sono disponibili ad oggi anche per iPhone XS e XS Max, ma le possiamo trovare anche per tanti altri smartphone. Infatti, per chi di voi mi segue sul canale sicuramente avrà visto che in particolar modo questi due prodotti ve li ho portati anche per S9 e per S9 Plus, ma anche per i device precedenti. Questa volta però ho voluto portarvi per questi iPhone, prima di tutto perché non ve l'ho mai mostrati, ma secondo punto anche per farvi vedere qualche modello in colorazione differente, perché purtroppo per gli altri device c'è sempre l'obbligo, c'è sempre il limite di comprare o acquistare solamente modelli di colorazione nera. È difficile che sul mercato italiano riusciamo a trovare cover di altre colorazioni. Qualche rara azienda si è riuscita a spingere sul blu, sul rosso o qualcuno sul grigio, ma all'incirca poi il 70-80% delle aziende di cover o di questi tipi di gadget in Italia arrivano solamente nere. Mentre questa volta la RhinoShield ha giustamente pensato di produrre vari tipi di colorazioni, ma in particolar modo e solamente per iPhone, purtroppo è un po' sempre così il discorso. Per iPhone ci sono tanti altri gadget, tante altre varianti rispetto agli altri top di gamma, ma oltre che differenziarsi per colorazione, abbiamo anche una differenziazione di questa Solid Suite anche per materiali. Infatti abbiamo altri due o tre modelli, non solo per esempio la variante in carbonio nera, ma abbiamo anche questa qui con il bumper bianco, con il retro in legno. Abbiamo tre tipi diversi di legno. Io vedo se riesco a farmeli mandare o acquistarli, così ve le vorrei portare sul canale, se non con un video, con una video recensione dedicata, ma almeno portarvi qualche foto di confronto, di paragone, anche farvele vedere dal vivo direttamente su Instagram con un video live oppure anche con qualche semplice foto. Vediamo adesso se mi riesco ad organizzare, perché sono davvero dei prodotti molto molto interessanti. Ma detto questo, ragazzi, io come al solito vi rimetto in descrizione tutti i link qui sotto per acquistarle questi prodotti su Amazon. Vi faccio tutta una lista di tutte le cover disponibili attualmente su Amazon Italia per iPhone X, ma vi lascio anche il link al sito ufficiale dell'azienda della RhinoShield, dove potete trovare tutti gli altri prodotti e potete vedere anche per quali altri smartphone l'azienda produce i loro gadget, i loro accessori e chiaramente le loro cover. Oltre a questo, partiamo subito però per non perdere tanto tempo con l'andare a vedere il primo dei due case. Andiamo a vedere subito il bumper, il Crash Guard, un bumper sottile, leggero, ma con certificazione militare. Infatti resiste a ben 11 piedi d'altezza. 11 piedi, per chi di voi non lo sapesse, corrispondono, se non sbaglio, a 2,80 m, all'incirca quasi 3 metri. Quindi davvero un'altezza notevole per un bumper così sottile e così leggero. Sul retro possiamo andare a trovare tutti i vari simboli che vanno a contraddistinguere e a caratterizzare questo cover, questo bumper, ma oltre a questo abbiamo anche questi due disegnini che vanno a indicare che non solo abbiamo il bumper all'interno, ma abbiamo anche una pellicola. Ve lo dico perché io inizialmente non ci avevo neanche fatto caso. Mi sono fatto un po' prendere dalla scimmia, passandomi il termine, di andare subito a provare questo bumper, che non ho aperto tutta poi la confezione. Infatti, se voi andate a rimuovere questa parte in plastica, all'interno andate a trovare il fogliettino per i ringraziamenti, ma anche con l'email di supporto alla RhinoShield che passa tramite Amazon. Vedete Amazon Support, chiocciola-rhinoshield.io, dove potete contattare l'azienda per qualsiasi informazione o problema che avete con il prodotto. Ma sul retro, togliendo questo cartoncino, andiamo anche ad avere tutti i materiali per la pellicola. Qui c'era la bustina con l'interno della pellicola, che ho già installato, adesso lo faccio vedere, ma vi volevo anche far vedere i materiali che abbiamo. Abbiamo il panno per la pulizia, l'adesivo per andare a rimuovere la polvere, davvero molto grande, quindi molto molto utile. Secondo me un consiglio, tenetelo anche per le installazioni di altre pellicole o di altre cover, perché vi può essere comodo. Non è molto facile trovare dei figurini così grandi. E poi, oltre a quelli, abbiamo anche questa card che serve per andare a togliere le bolle durante l'installazione. Ma guardate quanto è fatta bene. Perfino in plastica ruvida, molto bella a tatto, molto elegante e anche con il brand dell'azienda qui sopra. Devo dire, sotto questo punto di vista, la RhinoShield mi ha sempre colpito positivamente perché l'ho sempre apprezzata, dato che è una di quelle aziende che è molto attenta anche a questi piccoli dettagli. Prima di andare a vedere però il bumper, il case, vi voglio far vedere questa pellicola. La pellicola è molto semplice, però l'ho apprezzata perché, avendo un bumper che non va a proteggere la parte posteriore, è chiaramente necessaria e molto utile una pellicola che almeno protegga dai graffi. Guardate, la pellicola non gira proprio sul limite, sul bordo esterno del device, non arriva sul bordo. Questo qui perché poi qui va ad abbracciare il bumper, ma riesce a coprire comunque la maggior parte della back cover del telefono. Sulla fotocamera gira solamente a filo sulla parte interna, non
non sulla parte esterna, ma devo dire è un gadget che ho apprezzato, perché a questo prezzo, a questo costo, e la bumper costa in circa 24,90 su Amazon, è utile avere anche una pellicola che va a proteggere la back cover in vetro del device. È una pellicola che io poi utilizzo e vi consiglio anche di utilizzare anche un altre cover, perché solitamente se cambiate cover spesso, a me mi è capitato anche con altri device precedenti con le back cover in vetro, questi tipi di retri si vanno a graffiare facilmente, non tanto con per esempio con le cadute o anche con le chiavi o con le monete, ma si vanno a graffiare per esempio con i granuli della polvere. Quando andiamo a cambiare spesso le cover si vanno a formare dei micro graffietti che si vanno a vedere in controluce, ed ecco perché lo ritengo davvero molto molto utile una pellicola di questo genere. Ma detto questo, vista anche la pellicola, andiamo a vedere adesso il prodotto principale. Questo qui è il bumper della RhinoShield. Molto molto elegante, molto minimale, molto semplice. Abbiamo solamente il brand dell'azienda qui da un lato e i classici fori dalla parte sinistra, i classici fori nella parte inferiore, poi non abbiamo nulla. Abbiamo il sistema a nido d'ape che troviamo poi un po' su tutti gli altri case della RhinoShield, ma ad oggi anche su altri cover, anche su altri case di altre aziende. Questo tipo di sistema nido d'ape serve ad attutire e a disperdere meglio l'urto durante gli urti o comunque le cadute, ed è proprio grazie a questo sistema che questo bumper riesce a resistere fino a 11 piedi d'altezza. Oltre a questo, prima di andare a inserire il telefono, volevo anche parlarvi di una cosa. Ho trovato molte recensioni negative su Amazon che parlano della difficoltà o dell'impossibilità di andare a installare, ma soprattutto di andare a rimuovere il device. Beh, vi devo dire, la cosa non è molto difficile, ragazzi. Dovete solamente stare attenti a infilare e inserire il device nella parte anteriore. Perché vi faccio vedere, la parte anteriore del bumper è meno pronunciata, mentre quella posteriore è un po' più pronunciata e leggermente più spessa. Questo serve per far rimanere più attaccato e più aderente il bumper al telefono, ma soprattutto per non farlo spanciare, come succede delle volte anche con i bumper precedenti che mi è successo per esempio per l'S8 o per il Note 8, dove avevamo questo bordo molto molto più sottile e non andava molto a abbracciare il telefono, spesse volte si andava ad allargare, mentre in questo caso con questo iPhone X, avendo un bordo molto più rigido, molto più anche un po' più pronunciato, un po' più spesso, non succede. Voi dovete solamente stare attenti ad andare a inserire l'iPhone nella parte anteriore ed il gioco, vedete, è fatto. Anche per toglierlo, vi consiglio di toglierlo dalla parte inferiore perché è leggermente più morbida. Chiaro, non è uno di quei bumper facilissimi da togliere. Ve lo faccio anche vedere di qua, forse è meglio. Ok, si è andato ad attivare anche Siri. Vedete, qui sopra è leggermente più facile. Chiaramente non è molto molto semplice come altri bumper, perché avendo questo profilo a C l'iPhone, l'azienda ha dovuto per forza di cose fare un profilo leggermente più arcato e leggermente anche più pronunciato, e quindi ecco il motivo per cui può risultare più difficile. Però comunque avete visto, se lo tirate fuori da questa parte, dall'angolo in alto a sinistra, non c'è alcun tipo di problema, comunque si va a togliere agevolmente. Oltre a questo, andiamo a vedere adesso il bumper più nel dettaglio. Parte anteriore totalmente rialzata, che andiamo a proteggere il display, ma ce l'abbiamo la protezione anche nella parte posteriore. Infatti sia il vetro che la fotocamera non vanno mai a toccare. E devo dire, questo qui è un grande plus, perché abbiamo un telefono che viene protetto, diciamo a 360 gradi, perché è vero, il telefono non tocca mai, a meno che non abbiamo una qualche superficie non del tutto liscia, e quindi può succedere che se prendiamo il rialzo oppure qualche gradino da qualche parte e lo prendiamo al centro, è chiaramente una cover che non copre, non protegge da questi tipi di urti. Poi per il resto, ragazzi, vedete come riesce a proteggere sempre egregiamente il telefono. Una cosa che mi piace è che avendo solamente un bumper di questo genere andiamo a risolvere anche il problema della fotocamera, che essendo così sporgente su questo iPhone ma anche su altri device, abbiamo solitamente il problema dell'effetto bilancia, quindi si va sempre a muovere. Invece in questo modo ce l'abbiamo rimpianato e quindi non abbiamo mai quel fastidioso bilanciamento che delle volte può essere scomodo quando utilizziamo il telefono sul tavolo, va sempre a un po' a dondolare. Comunque un bumper che si utilizza bene, è comodo, è molto leggero, molto sottile, lascia a vista il design del telefono, e questo qui l'apprezzo perché non è una cosa che fanno la maggior parte delle altre cover, perché non abbiamo bumper poi sul mercato di così ottima qualità, così buoni, così sottili, e poi si utilizza bene. Non ha un TPU molto molto gommato, quindi leggermente può tendere a scivolare se avete le mani fredde, però comunque io lo trovo abbastanza comodo, molto utile, comunque non fa l'effetto saponetta, e poi oltretutto avendo la pellicola qui dietro, o comunque l'iPhone con totalmente scoperto, diciamo che funge anche un po', facciamo un po' anche l'effetto ventosa sul retro, e quindi vedete come non va mai, quasi mai a scivolare.
Devo dire, è un bumper promosso a pieni voti e mi è piaciuto davvero tanto, per tanti aspetti. Questi due forellini che trovate qui da un lato sono per andare a inserire per esempio il cordino da polso che vi potrebbe essere comodo anche quando lo utilizzate durante la giornata anche in città o in particolar modo in vacanza. Io ve lo consiglio, vi lascio il link qui sotto in descrizione, come vi ho detto prima lo trovate ad un prezzo di 25 euro circa su Amazon nelle varie colorazioni. Io vi posto chiaramente tutti i link qui sotto di tutte le colorazioni disponibili, sia per l'iPhone X, XS e mi sembra dovrebbe essere disponibile anche per la versione Max. Comunque detto questo, io ve lo smonto e passiamo subito al secondo case. Il secondo case in questione invece è una cover che abbiamo visto anche già altre volte, è la Solid Suite, anche questa military grade approvato, certificato, ma resiste a oltre 11 metri, 11 piedi d'altezza, quindi possiamo arrivare a ben oltre 2,80 m, 3 metri circa, molto più resistente rispetto al bumper, anche perché qui abbiamo tutta la scocca posteriore che poi ve la farò vedere, abbiamo tutta la solita maglia a nido d'ape che serve anche per andare a tutire meglio l'urto. Sul retro, molto semplice, abbiamo tutti i classici icone, le classiche caratteristiche che contraddistinguono questa cover. Ve la vado ad aprire la confezione e così andiamo a vedere il prodotto al suo interno. Chiaramente anche qui troviamo il fogliettino per i ringraziamenti e per con l'email per il supporto per i suoi prodotti. Per qualsiasi altra cosa, ragazzi, lo sapete, potete contattare l'azienda. Questo qui è la Solid Suite. Una cosa che mi è piaciuta anche di questa cover è che abbiamo una cover totalmente semplice, totalmente bianca. Abbiamo solamente qui il brand dell'azienda bianco su bianco. Abbiamo il brand all'interno, vedete qui anche all'interno abbiamo la solita maglia a nido d'ape che serve ad andare a tutire l'urto, ma gira anche qui sul bordo perimetrale, quindi massima protezione sotto questo aspetto. I due classici fori che sono come quelli che troviamo sul bumper, anche qui classici fori sulla parte inferiore e classico foro sulla parte laterale. Vi vado a mettere e inserire il telefono perché comunque non abbiamo granché poi altro da vedere. Sulla parte anteriore abbiamo il bordo che si rialza leggermente per andare a coprire il display. L'unico neo che ho trovato di questa cover è che il taglio della fotocamera posteriore non è totalmente a filo e quindi vedete lascia sempre questo spazio vuoto, che ormai ce l'abbiamo su tanti altri prodotti, dove si va a accumulare tanta polvere. Forse questo qui è l'unico neo che mi fa storcere il naso di questa RhinoShield, ma ormai me la fanno storcere un po' tutti perché è raro trovare cover che vengono tagliate a filo con la fotocamera. Ed è una cosa stupida secondo me, una cosa che si potrebbe fare senza problemi, ma non capisco perché ci fanno questo bordino vuoto. Comunque oltre a questo, i pulsanti spingono bene su entrambi, anche qui abbiamo un po' le stesse caratteristiche. Mi hanno chiesto su Instagram, ma anche sugli altri social network, una volta ho fatto vedere queste cover, se sono cover che essendo totalmente bianche si vanno a sporcare. Beh, vi dico ragazzi, io non ho trovato alcun tipo di problema, a me non sono andate mai a sporcarsi, mai a graffiare, ormai è più di una settimana che le utilizzo e guardate qui come sono belle bianche. Personalmente non ho avuto questo problema. Oltretutto questa cover, prima che mi scordavo, a differenza del bumper, abbiamo questa parte posteriore che non ha lo stesso TPU del bumper, ma ha un TPU leggermente più gommato, davvero molto bello al tatto, molto bello anche la presa e favorisce proprio l'ergonomia ma anche la presa con una mano, infatti tende a farlo scivolare anche di meno rispetto al bumper perché chiaramente questa qui è una superficie leggermente più gommata e quindi è un po' più facile e si tiene un po' meglio in mano anche rispetto per esempio alla pellicola che abbiamo sul retro con il bumper, e diciamo che si comporta un po' meglio questo tipo di TPU. Comunque davvero molto molto bello come prodotto. Io vi continuo a consigliare questi RhinoShield per un semplice motivo, perché ad oggi, come ho detto inizialmente, non ci sono tante aziende che producono cover di queste colorazioni, ma soprattutto con questo design, minimale, elegante, pulito, senza tanti ghirigori. Se volete una cover totalmente di un monocolore, totalmente bianca, totalmente nera, o di altre, anche delle altre varianti, per esempio anche con quella con il retro in legno, non ci sono tante altre aziende che le producono, specialmente se le volete così sottili, così leggere, flessibili, e che sono così resistenti agli urti. Ci sono davvero pochi pochi modelli. Forse qualcosa in più la potete trovare nella colorazione nera, c'è qualche scelta, ma non abbiamo così un vasto mercato. Ma nelle altre colorazioni, anche per questi iPhone, ci sono davvero rari modelli. Ed è per questo che ve le consiglio queste RhinoShield, sia per quanto riguarda il bumper, sia per quanto riguarda il case, la cover.
Questa cover, la Solid Suite, la trovate su Amazon ad un prezzo leggermente più alto del bumper. Qui arriviamo a 29,99€ circa, sia in queste colorazioni che nelle altre. Io qui sotto però vi posto anche i link di tutte le altre colorazioni disponibili per l'iPhone e vedo se riesco a, se sono presenti già su Amazon Italia, anche le altre due varianti con il legno. Poi fatemi sapere voi che cosa ne pensate. Io con questa recensione, ragazzi, concludo qui. Noi ci vediamo alla prossima video recensione. Mi raccomando, se vi è piaciuto questo video, lasciate un bel like, mi fa sempre molto piacere. Per qualsiasi altra informazione, taglio, caratteristica di cui non ho parlato e che volete sapere, non esitate a contattarmi qui sotto nei commenti oppure direttamente con i messaggi privati su Instagram. Mi raccomando, utilizzate Instagram e non Facebook, perché il gestore pagine ancora non funziona tanto bene, quindi vi invito sempre a contattarmi unicamente sul canale di Instagram oppure, chiaramente, come ho detto, qui su YouTube non c'è mai nessun tipo di problema. Mi raccomando, iscrivetevi al canale qui di YouTube, accendete la campanella delle notifiche qui sotto in modo sapete sempre quando sono stati caricati nuovi video, e andate a iscrivere al canale anche di Instagram, perché è un canale che porto avanti spesso, quotidianamente, dove posto video, live, storie che solitamente qui su YouTube non posso postare, anche foto di prodotti che mi arrivano in anteprima o prodotti che non vado a recensire perché sono solo una copia di prodotti che già ho, ma sono in diverse colorazioni o sono varianti leggermente differenti. Delle volte non le porto le recensioni complete, ma vi faccio solo qualche video o qualche foto veloce su Instagram. Quindi mi raccomando, seguitemi anche lì sul canale. Per questa recensione è tutto, ragazzi, noi ci vediamo alla prossima video recensione. Da Times Gadget per Giorgio, grazie ancora e buona giornata a tutti. We'll be right back.